Mi chiamo Clarence Chamberlain. Sono nato in Ohio l'11 novembre del 1893 e ho iniziato a volare nel 1918 dopo essermi arruolato nel reparto aviazione del Signal Corps dell'esercito. E voglio raccontarvi quello che accadde nella settimana a partire dal 15 maggio 1927, quando Charles Lindbergh prese il volo per sorvolare l'Atlantico. Voglio raccontarvelo per amore della verità e perché è giusto che sia così, sì. Perché è vero che la storia la fanno i vincitori, ma non sempre chi arriva secondo è uno sconfitto. Quella settimana a Roosevelt Field di New York, in attesa di concorrere per il premio Ortage, c'erano tre piloti: Charles Lindbergh, un giovane pilota postale che si era presentato con un aereo costruito dalle industrie Ryan e che aveva battezzato Spirit of St. Louis; America, del comandante Richard Byrd, che aveva scelto il mio amico Bert Acosta come pilota; ed io, con il Columbia, l'aereo costruito da un ingegnere siciliano di nome Giuseppe Bellanca, un uomo che ha passato la sua vita in compagnia di un rimpianto: non aver venduto a Lindbergh il suo monoplano per la mitica trasvolata in solitario New York-Parigi. La vita in seguito gli avrebbe dato tante soddisfazioni, ma nulla ha potuto colmare il vuoto di quell'appuntamento mancato con la storia. Ma voglio raccontarvi di me e di come si sono svolti i fatti, perché io c'ero. Come vi dicevo, mi chiamo Clarence Chamberlain. Ho cominciato a volare con gli aeroplani di Bellanca nel 1919 e sapevo benissimo, così come lo sapevano tutti, che un suo aereo era all'altezza del compito chiesto. Perché gli aerei costruiti da Giuseppe Bellanca erano affidabili, veloci e sicuri. Per poter vincere quel premio, per poter essere i primi a volare dall'America fino all'Europa, avremmo seguito la rotta dei piroscafi. Avevamo salvagente, pistole, bombe fumogeni per le segnalazioni. Il grosso serbatoio di carburante che si trovava nella cabina poteva essere svuotato rapidamente e utilizzato per far galleggiare l'apparecchio. Ben inteso, se questo non si fosse capovolto, ma eravamo fiduciosi. Il mio aereo, il Columbia, aveva un peso totale di quasi 2500 kg, inclusi 1900 litri di benzina e 90 di olio. Poteva viaggiare a una velocità di 180 km orari e aveva un motore da 400 cavalli raffreddato ad aria. Era il migliore in circolazione e ce la poteva fare. Doveva essere il primo aereo ad atterrare a Parigi. Ma così non fu. Volete sapere perché sono così sicuro che avremmo vinto noi? Beh, 5 giorni prima, martedì se non ricordo male, sì, martedì 12 aprile 1927, io e Bert siamo decollati dal Roosevelt alle 9.30 del mattino, con 375 galloni di carburante e qualche piccolo accorgimento nella cabina. Il piano era molto semplice. Bellanca ci aveva detto di volare avanti e indietro sopra Long Island, fino a quando la benzina non fosse finita. Non tanto da schiantarci al suolo, naturalmente, ma fino a quando nel serbatoio fosse rimasto solo il carburante per poter atterrare. Voleva sapere quante ore il suo aereo poteva stare in volo. Beh, io e Bert abbiamo volato per 2 giorni, avanti e indietro, sopra e sotto Long Island, sopra i grattacieli che ormai li conoscevamo a memoria. Vi potrei persino dire chi ci abita. Quando siamo tornati a terra erano passate 51 ore, 11 minuti e 25 secondi e fummo accolti da un gran sorriso da Giuseppe. Lui
sapeva che per arrivare a Parigi volando in quel modo ci sarebbero volute 45 ore. Oh, cavolo, noi avevamo volato per 51 ore. E sapeva che da New York a Parigi, se avessimo volato in linea retta, avremmo dovuto percorrere 4.100 miglia. Noi avevamo volato 500 miglia in più del necessario. Potevamo arrivare fino a Vienna senza problemi. Quella settimana a Roosevelt avevamo un appuntamento con la storia. Dovevamo essere i primi ad atterrare a Parigi senza far nessuno scalo, senza fermarci da nessuna parte a rifornirci. Dovevamo aprire una nuova via nel campo dell'aeronautica. Perché eravamo lì? Tutto è cominciato 7 anni prima, nel 1919, quando Raymond Ortage, il proprietario del lussuoso hotel Lafayette di New York, decise di offrire un premio di $25,000 al primo aviatore che avrebbe attraversato l'Atlantico, da New York a Parigi, o da Parigi a New York, non importava. Quel che interessava era che fosse un volo non stop. Una cosa da pazzi, una cosa impensabile, fino a quando non era venuto qui, emigrato da Sciacca, un paese di pescatori, questo piccolo uomo siciliano a costruire aerei. Ma diavolo, erano 7 anni che ci tentavano e nessuno c'era mai riuscito. Insomma, l'idea di istituire un premio per il primo aviatore che avesse trasvolato l'oceano venne a questo uomo d'affari americano di origini francesi, questo Raymond Ortage, che a 12 anni emigrò negli Stati Uniti per raggiungere un suo zio, Joseph, a New York. Raymond cominciò a lavorare come cameriere, poi come chef, e come poteva capitare a chi dopo aver conosciuto la povertà era emigrato alla ricerca del sogno americano, con i risparmi accumulati nel tempo acquistò gli hotel a Manhattan. Insomma, Ortage, grazie al duro lavoro di tanti anni, passò da cameriere ad albergatore. L'idea di lanciare l'iniziativa di un premio per il primo pilota che avesse attraversato l'Atlantico gli venne nel 1919, dopo aver partecipato a una cena in omaggio all'asso dell'aviazione americana Ed Rickenbacker. In quell'occasione Rickenbacker aveva rievocato l'amicizia franco-americana e manifestato la sua speranza di vedere al più presto i due paesi collegati per via aerea. Ascoltando queste parole, Ortage propose di fissare un premio di $25,000 al primo aviatore che avesse realizzato il volo diretto da New York a Parigi, o viceversa. All'iniziativa si associò il giornale francese Paris Temps. Diciamocelo francamente, il premio messo in palio da Raymond Ortage e i 10.000 franchi offerti dal giornale francese erano poca cosa. E quella somma non sarebbe bastata neppure a pagare gli interessi sugli investimenti totali, ma era piuttosto la fama, il cinema, gli articoli sui giornali e soprattutto l'avventura e la gloria, il vero motore di chi avesse voluto tentare la traversata. Eddie Rickenbacker arrived in France with the American Expeditionary Force on June 26, 1917. As a driver for the general's staff, he chauffeured dignitaries, including General Black Jack Pershing, and he made known to everyone he came in contact with that he wanted to be a pilot. The odds of someone named Rickenbacker being made a pilot were, of course, pretty long. The distrust of everything German, or in Eddie's case, German sounding, was pervasive.
Da quel momento il Roosevelt Hill divenne la sede centrale di molti aviatori che volevano tentare di compiere l'impresa. Oltretutto, a quel tempo, le continue innovazioni in campo aeronautico facevano supporre che quella traversata fosse possibile. Ma non era esattamente così. Parecchi piloti dell'epoca infatti ci provarono, ma nessuno riuscì a raggiungere la meta e molti persero la vita. Oltre a noi, voglio dire io e Bert, che avevamo già volato su un aereo di Bellanca, anche un giovane pilota delle linee aeree postali di St. Louis, di nome Charles Lindbergh, decise di tentare quell'avventura e si mise alla ricerca di un aereo. Dopo il nostro giro su Long Island, quello di cui avevo parlato prima, tutti i giornali americani scrivevano delle prestazioni degli aerei disegnati da Giuseppe, al punto che Lindbergh stesso dichiarò: «Se posso avere un Bellanca, volerò da solo». E così quel giovane pilota si recò alla Aircraft per comprare il Columbia e devo dire che trovò Giuseppe Bellanca disponibile alla vendita, ma non il suo socio, Charles Levin. Beh, lui fece una mossa strana. In un primo momento tentò di alzare il prezzo chiedendo ben $15,000, convinto che quel pilota non avrebbe mai trovato quella cifra. Ma quando Lindbergh tornò nella sede della società con il denaro in mano e pronto all'acquisto, Levin rispose che gli avrebbe venduto l'aeroplano, ma si riservava il diritto di scegliere l'equipaggio. Ecco, questo fu il primo errore. Ma i motivi di questa presa di posizione di Levin si sapranno ben presto. A quel punto Lindbergh, non potendo disporre del VB2 e tuttavia intenzionato a tentare la trasvolata oceanica, con in tasca quella somma si recò nella sede della Ryan a San Diego per farsi costruire il suo aereo. Devo ammetterlo, lo Spirit of St. Louis venne disegnato e fabbricato in tempo record. Il progetto era stato realizzato il 25 febbraio 1927 e 3 mesi dopo, il 10 maggio, grazie soprattutto all'impegno del capo ingegnere della Ryan, Donald Hall, l'aereo era pronto. Voglio dirlo, giusto per essere chiari, non ce ne stavamo con le mani in mano. Giuseppe Bellanca aveva preparato il Columbia per il suo appuntamento con la storia ed aveva ingaggiato Lloyd Bertot, un giovane pilota americano del servizio postale che aveva battuto numerosi record di durata e che durante la Prima Guerra Mondiale era stato arruolato col grado di tenente dell'aviazione. Sembrava tutto a posto. Anche il pilota era bravo e aveva deciso di affidare a me il ruolo di navigatore per compiere la trasvolata. Insomma, eravamo il migliore equipaggio possibile con il migliore aereo in circolazione. Ma nessuno poteva prevedere cosa sarebbe successo di lì a poco, né immaginare che un sogno inseguito per tanto tempo potesse svanire improvvisamente. Volete sapere cosa accadde? Beh, quel pazzo del socio di Bellanca aveva deciso, non so come, non so quando, non so perché, che doveva volare lui. E di conseguenza, considerato che i posti sull'aereo erano 2, tentò di annullare il contratto a Bertot. E fu allora che si complicò tutto, perché a questo punto eravamo in 3, ma sull'aereo c'erano solo 2 posti. Il disastroso epilogo della vicenda avvenne nel maggio del 1927, quando era tutto pronto per decollare. Sarà stato il desiderio di Levin di partecipare a quel volo, sarà stato il nervosismo che serpeggiava fra tutti noi, pronti a volare ma impossibilitati a farlo per il maltempo. Sarà che eravamo preoccupati che qualcuno potesse accendere i motori e fregarci. Il clima non era certo idilliaco, cominciarono gli attriti fra Levin e Lloyd. E beh, litigavano parecchio e a dir la verità non ero contento nemmeno io. Ricordo che durante una discussione ponemmo 3 condizioni: una forte garanzia finanziaria alle nostre famiglie in caso di infortunio, un premio in denaro da dividersi fra noi piloti se avessimo raggiunto la meta e infine, qualora l'aereo si fosse danneggiato, fosse andato distrutto durante la partenza o l'arrivo, che non ci sarebbero stati addebitati i danni. Levin era contrario. Non tanto perché le nostre erano richieste assurde, ma per il semplice fatto che cercava una scusa per rompere il contratto. Comunque, eravamo lì, pronti a decollare. Il primo stop avvenne il 16 maggio. Si era sparsa la voce che stessimo per decollare e una folla enorme, sperando di assistere al volo, si riversò all'aeroporto. Ma poi la nebbia segnalata sull'Atlantico ci consigliò di rimandare la partenza.
È probabile, scrisse il corrispondente del giornale di Sicilia, che l'apparecchio del costruttore italiano compia domani un volo New York-Washington come prova definitiva circa la bontà dell'apparecchio. Passarono 3 giorni. Il 19 maggio, mentre su New York scendeva una leggera pioggia, Lindenberg, dopo aver constatato che il maltempo si era attenuato e che le previsioni erano buone, decise di rifornire di carburante il suo aereo. All'alba del 20 maggio si alzò in volo. Il resto è storia, la conoscete. Ci hanno fatto film, scritto canzoni. E cosa impedì a me, al Columbia e a Giuseppe Bellanca di battere quel record? Cosa ci impedì di essere noi i primi a entrare nella storia? Sia lo Spirit of St. Louis che il Columbia erano pronti per il decollo e per volare verso Parigi. Perché il nostro aereo, che era sicuramente il più affidabile e il più veloce, non si alzò in volo? La risposta è semplice e allo stesso tempo drammatica. Lloyd Berthaud, dopo il rifiuto di Levin di sottostare a quelle 3 condizioni, si era offerto di comprare l'aereo, ma così come aveva fatto con Lindenberg, quel giovane e testardo miliardario non solo si rifiutò di venderlo, ma gli revocò il contratto. Beh, fu l'ultimo sbaglio di Levin, perché Berthaud, vedendosi tolta la possibilità di essere il primo aviatore a sorvolare l'oceano, citò per danni la società. Lui sapeva che il Columbia era più veloce e che avrebbe vinto sicuramente la gara, ma la rottura con Levin lo aveva privato della possibilità di entrare nella storia dell'aviazione. Chiamò quindi a giudizio la società di Bellanca, la Columbia Aircraft, e ottenne il sequestro dell'aereo. Così, mentre il nostro aereo era sotto sequestro per ordine della Suprema Corte, il 20 maggio 1927 Lindenberg partiva per il suo volo in solitario da New York a Parigi e il 16 giugno riceveva il premio dalle mani di Raymond Ortega. Ecco, questo è quello che è accaduto veramente. Siamo arrivati secondi e potevamo entrare nella storia se solo avessimo gestito meglio la situazione, ma così è la vita. Questo non vuol dire che abbiamo fallito, vuol dire solo che abbiamo rimandato l'appuntamento con la storia. Due settimane più tardi, il 4 giugno del 1927, il Columbia, ormai liberato delle dispute legali e dopo aver cancellato dalla Carlinga la scritta a Paris, decollò per il volo verso la Germania. Eravamo in cabina io e il socio di Bellanca, Charles Levin, che, se vogliamo dirla tutta, è l'unico di noi ad essere entrato nella storia, essendo stato il primo passeggero in un volo transatlantico. 43 ore di volo e a causa del maltempo atterrammo a Eisleben in Germania, compiendo così il primo dei 2 attraversamenti dell'Atlantico compiuti con successo dall'aereo più famoso di Bellanca. Ma che Levin sia stato un eccentrico non c'è dubbio. Per poter prendere parte a quel volo aveva fatto tutto in gran segreto e tutto in una notte. In un hotel di Long Island, la sera prima del decollo, aveva scritto una lettera alla moglie spiegandole i motivi del suo gesto e aveva persino fatto testamento lasciandole tutto il denaro che aveva. Alle 6:05 era tutto pronto. Per non far trasparire le sue reali intenzioni, dopo aver sistemato la tuta da volo a bordo dell'aereo, si presentò all'aeroporto vestito normalmente. E quando io accesi il motore, improvvisamente si staccò dalla piccola folla di curiosi e saltò al posto riservato a copilota, sotto lo sguardo incredulo di sua moglie e dei suoi amici. Ricordo ancora la signora Levin che gridava «Fermatelo, fermatelo!» Ma ormai era troppo tardi. Non volevo un altro stop prima della partenza. Lanciai l'aereo a tutto gas sulla pista e Charles Levin entrò nella storia dell'aviazione come il primo passeggero di un volo transatlantico. Insomma, Lindenberg aveva volato da solo. L'aereo di Bellanca aveva portato dall'altra parte dell'oceano 2 uomini. Lo riconosco, a quei tempi era un rischio fare un volo così. Poteva accadere che uno dei congegni del motore si rompesse e in quel caso saremmo stati spacciati. Quando si è in volo non sai mai se riuscirai ad atterrare. Ma anche quando attraversiamo la strada corriamo sempre il pericolo di essere investiti da un'automobile, o no? Quindi partire.
Partimmo perché, come diceva l'ingegnere Bellanca, se Colombo avesse atteso un transatlantico come il Levitan per volgere le prore verso le lontane Americhe, non avremmo ancora gli Stati Uniti. Per ironia della sorte, l'aeroplano di Giuseppe Bellanca era stato completato parecchi anni prima dello Spirit of St. Louis e avrebbe potuto essere il primo ad attraversare l'Atlantico. Ma la poca fiducia di Levin in quel giovane pilota postale e tutto quello che era avvenuto dopo non lo avevano permesso. Questa delusione il mio amico Peppino se la portò dietro per tutta la vita. Una vita fatta di grandi soddisfazioni, di grandi invenzioni, di grandi record e innovazioni nel campo dell'aeronautica, ma gli appuntamenti con la storia capitano solo una volta nella vita. Io credo che lui, per tutto il resto della sua vita, abbia voluto cancellare dalla sua mente questa nostra trasvolata, perché non ne parlò mai più. Ma qualche volta, quando ci riunivamo a cena a casa sua, amava parlare del suo connazionale Cesare Sabelli. E credo che non dimenticò mai il suo amico Francesco De Pinedo. Beh, quel giorno, il 2 settembre 1933, accadde qualcosa che nessuno dimenticherà mai. Da 5 mesi Francesco De Pinedo, il primo europeo che arrivò in Australia per le vie del cielo, aveva preparato il volo da New York a Baghdad, 6.300 miglia, che gli avrebbe permesso di stabilire il nuovo record di distanza. Era sicuramente uno dei migliori aviatori italiani, esperto e con grandi imprese alle spalle. Era un napoletano verace, che a 18 anni si era arruolato nella Regia Marina, ma 6 anni più tardi prese il brevetto di pilota e durante la guerra passò alla nuova arma della Regia Aeronautica, con il grado di tenente colonnello. Dopo la Prima Guerra Mondiale, visto che il governo incoraggiava e finanziava diversi voli nelle città europee e anche in altri paesi del mondo, De Pinedo progettò un volo da 34.000 miglia che avrebbe collegato Tokyo, l'Australia e Roma. Il lungo volo andò a buon fine e il suo ritorno a Roma De Pinedo ricevette il titolo di Marchese dal re Vittorio Emanuele e la sua prima medaglia d'oro dalla Federazione Aeronautica Internazionale. Ma era un uomo che non si fermava mai, sempre alla ricerca di nuove conquiste. L'Atlantico oramai non era più una chimera, molti piloti l'avevano attraversato e molti altri avevano effettuato voli a lunga distanza. Ed è proprio questo che piaceva a De Pinedo, il record di distanza da New York a Baghdad. Non erano ancora le 7 e l'aereo, un Bellanca alimentato da un motore da 525 cavalli con a bordo quasi 5.000 litri di carburante, battezzato Santa Lucia, era pronto a partire per il suo viaggio. La cabina di comando era piena a zeppa di oggetti strani, compresi 2 aquiloni colorati. Più volte era stato costretto a rinviare la partenza a causa del maltempo, ma quella mattina la stazione meteorologica segnalava un miglioramento generale della situazione e De Pinedo decise di partire. The plane to whom I gave the name of Santa Lucia has the tanks that make it able to carry about 1,000 gallons of gasoline. Experienced, competent and cool, the Marquis de Pinedo boards his aeroplane. He has soared over every continent, spanned every ocean. Adios. Now for Baghdad and a new non-stop record. Through the murk of a greyish dawn, the heavily laden ship takes off erratically, unsteadily. She slides and slithers off the concrete. Desperately he strives to bring her back. What is happening inside the cockpit? No one knows. The tragedy is imminent. A blazing pyre ascends to the heavens, which the plane could not reach. The funeral pyre of a gallant pilot, too bold to shut off his motors, while he still felt he had a chance to get his plane into the air. The furious blasts of petrol-laden flames soon reduced the Santa Lucia to a mass of molten metal, while about the field, observers stand stunned in agonized helplessness. All efforts to subdue the flames are useless.
It is too late now. Avete visto? Già da subito, quando l'aereo cominciò la sua corsa nella pista, tutti intuirono che non ce l'avrebbe fatta ad alzarsi. Anzi, tutti pensavano che si sarebbe fermato. Invece, dopo quasi un chilometro di corsa, nel disperato e inutile tentativo di alzarsi in volo, De Pinedo capì che non ce l'avrebbe fatta e che il suo aereo rischiava di travolgere e uccidere le quasi 1500 persone che erano arrivate al Floyd Bennett per assistere dal vivo all'ennesimo record. Tutti sistemati alla fine della pista per avere la possibilità di vedere l'aereo nel momento in cui staccava da terra. Fu una decisione rapida. De Pinedo frenò bruscamente e l'aereo, sbandando, andò a finire sul prato. Un'altra frenata per controllare la corsa, ma fu proprio lì che la coda dell'aereo si alzò. La corsa del Bellanca, del generale De Pinedo, terminò contro la rete di protezione, proprio davanti alla palazzina del comando del Floyd Bennett, ed esplose. I pochi che ancora non erano fuggiti lo poterono vedere avvolto dalle fiamme mentre cercava di uscire dall'aereo. I soccorritori lo trovarono carbonizzato ad alcuni metri di distanza del suo aeroplano. Il giornalista J. Nelson Kelly scrisse: «Stamani ho assistito alla più alta dimostrazione di eroismo umano, quando il generale De Pinedo si sacrificò per la nostra salvezza. La scena raccapricciante insieme sublime non si cancellerà mai dalla mia memoria». Ma se il sogno di De Pinedo si schiantò lungo la pista dell'aeroporto, divenne realtà quella di Cesare Sabelli. Era il 14 maggio 1934, quando l'aviatore italiano con il Leonardo da Vinci, un aereo ancora una volta disegnato da Bellanca, diventò il primo italiano a volare sopra l'oceano per atterrare in Irlanda. «Ho scelto di attraversare l'oceano», disse, «per venire in queste terre scoperte da un italiano, che portano il nome di un altro italiano e nelle quali vivono milioni di italiani». Inutile dirlo. Cesare Sabelli amava il volo sopra ogni altra cosa e sacrificherà tutta la sua vita per questa passione. Ma avete mai provato a salire su un aereo? A sentire il rombo del motore? A volare come fanno gli uccelli? Provateci. Per due ali di stoffa e legno fareste qualsiasi cosa, e non pensiate che la conquista dell'oceano possa scoraggiare qualcuno di noi. Anzi, quello ci spinse a percorrere distanze più lunghe. Sabelli aveva in mente il volo da New York a Roma. Quello che bloccava questo sogno era però l'alto costo dell'impresa. L'italiano aveva stimato in $50,000 il costo della trasvolata, ma ne aveva in tasca solo 20,000. Sarà la comunità italo-americana a farsene carico in una gara di solidarietà, capeggiata da nomi altisonanti come il tenore Tito Schiva, Beniamino Gigli e Claudio Muzio. La colonia italo-americana, aiutata anche dall'uomo d'affari Victor Pisani, organizzò una colletta che otterrà il risultato sperato. Cesare Sabelli potrà tentare la sua trasvolata per trasformare il volo non-stop New York-Roma in un grande motivo di riscatto per la comunità italiana d'America. La progettazione dell'aereo viene affidata a Giuseppe Bellanca. I due italiani optarono per il modello Roma, un grande monoplano con 500 cavalli di potenza, capace di raggiungere la velocità di 140 miglia all'ora. Ma fu una scelta sbagliata, perché il peso e l'eccessivo consumo di carburante ne impedirono l'uso per voli su lunga distanza. Il 20 settembre del 1928 è tutto pronto. La Marina Militare disloca diverse unità lungo la rotta di volo degli italiani per permettere un eventuale salvataggio, e il Roma è pronto, con il suo serbatoio pieno, pronto a partire. L'attenzione dell'America verso questo tentativo di un pilota di origine italiana è massima, ma ben presto l'attesa si trasformerà in una grande delusione. Il Roma decollerà a fatica e stenterà a mantenere la linea di volo, planando a pochi metri dal pelo dell'acqua. Sabelli si accorge dei problemi e tenta di alleggerire l'aereo di bagagli e carburante per fargli riprendere quota, ma servirà poco. L'aereo cadrà in acqua a pochi metri dalla riva. Ma Sabelli, come tutti gli italiani, non era uomo che rinunciava ai suoi progetti. Dopo numerosi test e altrettante prove di volo, l'aviatore italiano deciderà di darsi una nuova possibilità, risparmiando tutto quello che era possibile risparmiare. Affida a Bellanca un nuovo incarico di progettazione. Nascerà così il Leonardo da Vinci, aereo con 325 cavalli di potenza, che dopo vari test di volo sarà pronto il 14 maggio del 1934.
Questa volta la pista scelta è quella del Floyd Bennett Field e come copilota viene scelto George Bond, nipote di un famoso produttore di cosmetici di origini irlandesi, nonché finanziatore dell'impresa. Il Leonardo da Vinci questa volta ce la fa e decolla con successo. Dotato di vari sistemi di segnalazione e strumentazione, l'aereo sembra affrontare bene il lungo viaggio, ma improvvisi cambiamenti climatici trasformano la trasvolata in un incubo. Sabelli e Pond smarriranno la rotta, ingoiati da fitti banchi di nebbia e allungando notevolmente il proprio piano di volo, volando in direzione nord per ritrovarsi al largo delle coste dell'Irlanda. Italiano Sabelli al momento della partenza dall'aerodromo di Floyd Bennett per il volo senza scalo New York-Roma. Come è noto, la trasvolata dell'oceano ha avuto un esito felice, ma l'apparecchio è stato costretto ad atterrare sulle coste irlandesi per un guasto che non ha permesso la continuazione del volo. Dell'apparecchio con il carrello danneggiato. Intorno sono alcuni contadini del luogo che appagano la loro curiosità. L'entusiasmo degli irlandesi indurrà Sabelli e Pond a rimettere in linea il loro Bellanca e a intraprendere il volo verso Roma. Beh, anche nella capitale italiana i due piloti verranno accolti con grande entusiasmo dal re d'Italia Vittorio Emanuele III, dal Papa e da un Mussolini che orgogliosamente saltò quell'impresa. Ed ha ragione, perché quel volo sarà ritentato per altre 13 volte e sempre con esito negativo. Il volo diretto New York-Roma rimarrà una chimera per Cesare Sabelli, ma non gli eviterà di entrare nell'albo d'oro dell'aviazione come primo aviatore italiano ad attraversare l'Oceano Atlantico. E quel pilota aveva un aereo costruito da Giuseppe Bellanca.
sarebbe quasi impossibile descrivere i voli e le storie di tutti i coraggiosi piloti che in quegli anni sfidarono i cieli e se stessi, di quelli che riuscirono a spostare i confini del possibile e di quanti persero la vita nei loro tentativi. Giuseppe Bellanca morì il 26 dicembre 1960 e mi viene difficile capire perché quell'uomo, che oggi fa parte della Hall of Fame dell'aviazione americana, qui da voi è quasi uno sconosciuto. Ma come ebbe a dirmi Eleanor Smith, la prima pilota donna delle industrie Bellanca, Peppino non era bravo a farsi pubblicità. A lui interessava solo costruire aerei. A noi il compito di non dimenticare. Grazie.